è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Signore, se lanci uno strale, sbaglia l'ira per favore, non farmi del male. Giuro in ginocchio qui in mezzo alla pista, te lo giuro sulla Fender, io non l'ho fatta apposta. Perciò, signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. What's your name? Plameno. Where do you come from? Bulgaria. Bulgaria, questa ragazza viene dalla Bulgaria. How old are you? 12. A 12 anni. Stiamo incontrando tutti ragazzi molto giovani. So, do you like this kind of experience? Yes, very much. Is it the first time for you? Yes. Have you ever seen Italy before? No. It's very exciting because I play handball and we are in the Youth World Cup, and it's very interesting. We walk around, it's very exciting. I can guess it. No, questa ragazza dice che è la prima volta che è in Italia che affronta questo tipo di competizione, ha detto che naturalmente è molto eccitante e che si stanno godendo anche la città. Allora ragazzi, voi da dove venite? Noi veniamo dall'Abruzzo, da Pescara. Pescara. Ma giocate a pallamano o no, siete certo, qui? No, giochiamo a pallamano, certo. La Logan Pescara noi. Ecco qui. Come sta andando? Come sta andando? Sta andando abbastanza bene, abbiamo perso qualche partita, però ci sta facendo molto d'esperienza. Sicuramente ce lo ricorderemo per tutta la vita come un'esperienza fantastica e sta andando anche abbastanza bene, sicuramente meglio delle nostre aspettative. Ah, vabbè, complimenti allora ragazzi, grazie, complimenti. Grazie. E a parte la parte sportiva, che quindi ci avete detto essere un successo, immagino che anche per la socialità sia una bella esperienza. Certo. Per esempio abbiamo fatto amicizia con i nostri amici cinesi lì sopra, che ci hanno, anche se ci abbiamo perso, comunque siamo diventati abbastanza subito amici. Abbiamo stretto amicizia anche per esempio i brasiliani, con i teramani, che già c'eravamo molto amici, che ce la parlavamo molto spesso. E questo anche con i nostri amici dell'Imola, eccoli qui, sempre fantastici, sempre nel cuore. Quanti anni avete? Noi facciamo la categoria under 14, principalmente 2010, abbiamo tutti quasi 13 anni, tranne qualcuno che ne ha 14. Perfetto, ragazzi, qual è l'esperienza più bella che vi portate a casa da questa Coppa Interamnia? Ma allora sicuramente parlando per me, l'amicizia per esempio con i cinesi, che abbiamo avuto appunto la prova che anche perdendo riusciamo a fare amicizia con delle persone che potremmo vedere anche come nemici. Però comunque non ci dobbiamo basare solamente appunto dalla copertina di un libro. Bravissimi ragazzi, complimenti. Posso dire un'ultima cosa? Certo. Forza Napoli! Ragazzi, ce l'avete scritto sulla maglietta, palla a mano Imola. Sì. Quanti anni avete? 14 e 13. Sì, come... anche noi under 14, come il Pescara di prima. Ma siete tantissimi under 14, un sacco di ragazzi giovani. Infatti ci hanno diviso appunto in due squadre e abbiamo cercato di farle abbastanza... Abbiamo cercato di unire i giocatori con delle capacità simili e quindi appunto abbiamo diviso, tra virgolette, il girone. Senti, voi venite da Imola, come ci insegna la vostra maglietta, come sta andando questa competizione? Allora, molto bene, sinceramente io pensavo un po' peggio, però sono abbastanza contento di quello che abbiamo ottenuto, del risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo, sì, perso due partite, la prima l'abbiamo pareggiata e le altre le abbiamo vinte. E oggi ce la siamo presa un po' più libera. E comunque sì, siamo molto contenti tutti. E siamo passati. Sì, siamo passati il girone. Complimenti ragazzi, siete contenti? Sì, tantissimo. Sentite, sapete parlare inglese? Voi riuscite a comunicare con tutti questi ragazzi? Sì, più o meno, dai. Però sì, abbiamo fatto amicizia con brasiliani, cinesi, francesi, i polacchi. Tanta gente. Quindi diciamo che nonostante tutto state riuscendo benissimo a comunicare, in modo lo trovate insomma. Che magari può anche non essere l'inglese, ma appunto diciamo la lingua un po' più internazionale, ovvero
il capirci anche con il linguaggio del corpo, diciamo. Ma poi sapersi arrangiare è un'ottima qualità, quindi ragazzi, complimenti e in bocca al lupo per questi ultimi giorni di Coppa, godetevi queste giornate. Grazie mille. Grazie mille. Hi guys. Hi. Hi. Hello. Where do you come from? Taiwan. Taiwan. Vengono da Taiwan questi ragazzi. How old are you? 12 years old. Ok, hanno 12 anni anche loro. Guys, is it the first time that you're in Italy for you? Yes. First time. Do you like Italy and Teramo? Yeah. Very like. What do you like the most? The handball support. Questi ragazzi hanno detto che stanno gradendo molto e che è la prima volta per loro in Italia e la pallamano gli piace tantissimo, hanno detto. È una squadra nutritissima dalla Francia e questi ragazzi hanno dai 14 ai 18 anni, sono tantissimi. Guys, do you like Italy? Oh yes, yes, yes. Very beautiful. I like italiani. Gli piace l'Italia ma anche gli italiani. It's a very good experience. Is it the first kind of experience for you? Yes. An international one? The first. Yes, it was the first. Allora, dicono che l'esperienza gli piace molto anche se la trovano particolarmente difficile. Dicono che le loro squadre non vanno proprio al massimo. Bonjour! So, what's your name? Malek. Zainab. Where do you come from? Tunisia. Tunisia. Queste due ragazze sono tunisine. How old are you? 15 years old. E hanno 15 anni. Do you like this experience? Is it hard or is it quite easy for you? It's so hard, but it's okay. We like it. It's so hard, yes. Hard. So, is it the first time for you in Italy? Yeah, this is my first time. Yes. Do you like Italy? Yeah, I like it. We played for France, Brazil, French Bay, and Bulgaria, Poland, and this one. No. Thank you. Hanno detto che l'esperienza, nonostante la gradiscano particolarmente, la trovano anche loro particolarmente difficile, quindi il livello deve essere veramente, veramente alto per questi atleti. Hanno già disputato parecchie competizioni contro il Canada, la Francia, la Bulgaria e quindi insomma dicono che si stanno godendo questa esperienza. Queste ragazze sono delle campionesse. Girls, could you tell me what you've been telling me a minute ago? Yeah, this year we won the Tunisian Cup twice, and the last year we won the Tunisian Cup twice. Wow, quindi hanno vinto la Coppa Tunisina due volte sia quest'anno che l'anno scorso. So is it a very difficult competition, I guess? Yeah, it's so different. Yeah, it's very important. So it's important for Tunisia, for our coach, for us. Yeah. Le ragazze ci hanno appena raccontato di aver vinto per due volte quest'anno la Coppa Tunisina, che hanno detto essere una competizione davvero molto importante e molto sentita, soprattutto essendo donne, per loro è un grande motivo di orgoglio. L'hanno vinta sia quest'anno che l'anno scorso, quindi devono essere due campionesse davvero, davvero importanti. Noi siamo contenti di averle intercettate e di avervi raccontato parte della loro storia. Buonasera, da dove venite? Tunisia. Da quanto tempo venite qui a Teramo alla Coppa Interamnia? Io la squadra, per me, da quando avevo 16 anni, con la nazionale tunisina. E quindi quanti anni sono? Adesso ce l'ho... Va bene, lascia perdere quello. Un po' di anni, un po'. Un po' di anni, sì, diciamo 30 anni, 35 anni. Complimenti, ma parli italiano benissimo. Sì, certo, io sto qui da tanto tempo, da molto tempo. Sto qui a Teramo, abito qui. Ok, abiti qui e fai parte della nazionale tunisina? Sì, io sono anziani giocatori di pallamano e c'è pure mio fratello qua con me e lui organizza anche lui l'organizzazione di Teramo e siamo contenti, ogni anno veniamo qua con due o tre squadre, quest'anno siamo tre col veteran e siamo molto contenti. Teramo sempre bella, l'ambiance sempre
sempre come prima, però c'è un po' di per il tempo, per tempo di partita, le cose che si deve giocare alle 10, poi si prolunga all'11, 12, vabbè, quello, tutto quello si passa. A parte quello si mangia bene, dorme bene, siamo andati al mare, siamo andati al centro commerciale, abbiamo fatto tutto, shopping, e domani giochiamo semifinale, veteran. Beh, in bocca al lupo allora per domani. Sì. Adesso le amici miei sono andate a Roma per visitare Roma, e stanno tornando col pullman adesso, e domani cominciamo semifinale. Perfetto. Cominciamo. E noi ve lo auguriamo allora. Buona serata e grazie per la disponibilità. Italia, grazie, grazie mille per tutti, grazie a tutti. Come ti chiami? Mi chiamo Samuel. Da dove vieni? Io sono francese, ma studio a Torino, al Politecnico di Torino. Beh, il tuo italiano devo dire che è veramente ottimo. Grazie mille. Da quanto tempo sei in Italia? Io sono qua da settembre, sono venuto per studiare quest'anno. Ma hai studiato l'italiano in Francia o l'hai imparato adesso? L'ho imparato adesso in settembre, ho iniziato, ho preso lezione al Poli e poi ho imparato così. Complimenti. E adesso con chi giochi? Con la tua squadra francese oppure ti sei unito agli italiani? Allora, no, niente delle due. Io sono un arbitro sul torneo e così aiuta il torneo. Come lo vedi questo torneo da arbitro? Come li vedi questi ragazzi? Allora, trovo che loro sono molto buoni, che il livello di gioco è molto interessante e molto buono, nel senso che vediamo molto di tipo di gioco che sono diverso. Io sono francese, ho imparato il pallamano in Francia e qua vedo un tipo di gioco, per esempio italiani, o ho visto anche il Denmark. Ho arbitro due o tre partite che era molto molto difficile, molto molto divertente e di un livello abbastanza bene. E molti ragazzi ci hanno detto che in effetti si sono trovati in difficoltà durante queste partite, quindi vuol dire che il livello è abbastanza alto. Sì. No, il livello quest'anno è molto interessante, l'organizzazione è più o meno buona e troviamo che tutti si fa buono, che il torneo è molto divertente, anche per gli arbitri vediamo delle cose che sono molto molto belle. E poi, grazie. Senti, è la prima volta che vieni alla Coppa Interamnia? Per me è la prima volta, il mio primo anno, ma il mio collega arbitro, è, per lui, se mi ricordi bene, è la otta volta che lui viene, fa 10 anni che lui viene, mi dice che è sempre un bellissimo torneo. Caspita, senti, una piccola news, qual è la squadra più forte che hai incontrato? Allora, no, che io sono arbitro, non posso dire questo, ma in meno sul torneo trovo che la squadra dell'Uzbekistan è molto molto forte, è impressionante a vedere, fisicamente è impressionante, anche l'Arabia Saudita, trovo che gli ali dell'Arabia Saudita in meno di 16 anni, wow, impressionante anche. Questo signore è venuto qui a Teramo 14 volte. Sam mnogo dovolen od samata organizacija i участието на толкова много отбори. Ha detto che è molto contento dell'organizzazione dell'intera organizzazione della manifestazione, come anche del livello delle squadre. Целият град ни посреща все едно, че сме домакини. Манифестацията, като минаваме и България, и подигаме духа на всички. E ha detto che la città è molto accogliente, che quando li incontrano per la strada gli urlano, gli fanno dei cori, diciamo così, di accoglienza. Улиците, когато минаваме, всички, публиката, народа вика ие България. Обявявам главния организатор, господин Мантути. Свалям му шапка за голямата организация. Си лева il cappello come gesto di complimento per gli organizzatori. Ci ha fatto un grande complimento. Ие България! Oh! Ira ira Bulgaria! Oh! Ira ira Bulgaria! Oh! Ira ira Bulgaria! Oh! Grazie Teramo! Sindaco, l'abbiamo incontrata, lei si sta preparando per assistere a questa serata che è una serata sentitissima da questi ragazzi, stiamo notando. Sì, è una serata che ormai appartiene alla tradizione della Coppa, dopo 3 anni torna la Coppa e torna anche questa serata che coinvolge tantissimi ragazzi ed è un'occasione, insomma, ancora una volta per stare insieme
giocare nell'ottica appunto anche del divertimento, perché è una competizione che ovviamente però porta con sé soprattutto l'obiettivo di stare insieme e presentarsi alla città, alla comunità. Sì, un momento anche per conoscersi per questi ragazzi, stiamo respirando un'area internazionale, anche chi non riesce a parlare bene l'inglese ci ha detto che comunque in qualche modo si riesce a comunicare, quindi la Coppa Interamnia è anche questo, no? Il linguaggio della Coppa Interamnia è un linguaggio universale, ecco perché anche nel discorso iniziale di saluto ho avuto modo di ricordare come la Coppa Interamnia è Teramo, e Teramo in queste giornate si trasforma veramente in una città aperta al mondo, e ne è stasera la rappresentazione concreta, giorno di festa, tutti i giorni di festa che ci accompagneranno fino a 15. Mi chiamo Jennifer Viviantelo, vivo da Teramo, sono ungherese, mia mamma è ungherese, mio padre è americano, San Diego, California. Da 25 anni vivo in Italia, felicemente lavoro alla Posta Italiana, lavoro in caserma forestale e la banca dei BNL di Giulianova. Sono felice perché l'Italia ha preso la cittadinanza italiana, ringrazio tanto anche i teramani che mi hanno accolto, mi conosco la questura, la prefettura, tutti quanti, siete molto grandi. A Coppa Interamnia sono partecipato diverse volte, tanti anni, e mi conoscono tutti quanti e mi piace aiutare molto, faccio interprete, se hai bisogno aiuto anche la persona che è bisognoso. Beh, penso sia fondamentale il tuo ruolo allora, anche perché voglio dire, purtroppo le barriere esistono ancora, noi ce ne siamo accorti, anche se non so se sei riuscita anche tu a riscontrarlo, con questo tipo di manifestazioni poi in qualche modo si riesce a comunicare, a venirsi incontro. Io ho visto in questi ragazzi tanta voglia di comunicare, di stare insieme e di conoscersi al di là poi della nazionalità. Ma infatti che ungheresi parlano molto bene di voi, mi piacciono tanto Teramo perché si divertono tanto, sono molto disponibili, sono felice anche se quando non vincono, anche quando vincono sono felice, però l'importante è essere, stare bene insieme, organizzare per tutta la vita, perché a Teramo ci vorrebbe questo gioco. Ci vuole questo gioco, pallamano, ci vorrebbe tanta cosa. Scusate perché questi giorni parlo ungherese e italiano un po' difficile. No,
comunque sì, è vero, a Teramo. Teramo ha bisogno, come penso tutte le città di provincia, e non solo, di questo tipo di eventi, che poi sono anche un volano per il turismo, per farsi conoscere al di là della provincia, no? Ci vorrebbe molto tanto. Io sono molto felice che avete organizzato, perché è stato molto difficile tre anni non avere uno sport, niente. Ringrazio a Teramani, che siete grandi, il sindaco Alberto, anche ex sindaco Gianni Chiodi e Brucchi, che sono stati molto bravi anche loro. Mi fa piacere sapere che ti trovi bene, perché insomma è un bel messaggio quello che lanciamo, no? Io a Teramo mi piace molto, e vorrei anche dire che anche sono stato Miss Ungheria terza. Luca Strappelli, che ci ha già fatto ascoltare il suo ultimo brano. Complimenti, perché è meraviglioso, e sei riuscito a coinvolgere tutti questi ragazzi nonostante tu abbia avuto una platea internazionale, quindi complimenti doppi. Grazie di cuore. Spero che questo pezzo a questo punto voli in tutto il mondo. Ma noi te lo auguriamo. È un pezzo che parla di rivalsa, di crescita personale. Ci vuoi parlare un po' del progetto artistico che c'è dietro? Votazioni. È un pezzo che tutti possono avere vissuto sulla loro pelle, perché comunque tutti hanno avuto delle cadute. E questo pezzo è una spinta invece a togliere appunto questa ruggine e sempre a ricostruire ed essere più forti. Un bel messaggio. E a proposito di bei messaggi, ti devo fare i complimenti anche per la produzione teatrale che tu stai portando comunque nei maggiori teatri. Ci vuoi parlare un attimo anche di questo messaggio di inclusività importantissimo, che tra l'altro è estremamente pertinente anche a queste serate, a questo evento, no? Assolutamente. È un progetto che tengo tantissimo, anche perché noi raccontiamo attraverso la musica e la danza le nostre storie, ci mettiamo a nudo, quindi non recitiamo. Ognuno di noi ha una storia particolare, ci siamo sempre sentiti fuori posto, ma difendiamo questo posto che ci siamo guadagnati, quindi lo portiamo in giro, lo portiamo nelle scuole e raccontiamo tantissime storie da vedere, non si può raccontare. Bene, allora magari un giorno verremo e ne racconteremo anche al nostro pubblico. Io ti ringrazio, ascolteremo qualcos'altro questa sera, immagino. Un altro pezzo, sarà una sorpresa. Ma non ti fare male, hai solo che i criminali all'inizio sono tutti bravi, alla fine dimenticare sei l'unica, non ci casco più, voglio una pazza musica, poi senza in blues, e non mi manchi pensare, forse è l'effetto che mi penso, la notte del clandestino torno un casino, non ne faccio più quelle cose che vuoi tu. Madonna, oh Gesù, però si vede male, non siamo così male, corriamo forte sopra le paure e panico, per mandare tutti al diavolo, senza nessun perché, ma ti ricordi che siamo chiusi fuori di casa, ci siamo fatti dare la brucia, subito tre giorni in mezzo alla strada, che Interamia World Cup 2023, la Francia con un numero 54 vince Miss Interamia, la numero 101, Francia! E la Francia ha fatto la play! E mamma mia, è magnifico! Giustamente lui dice magnifique!
sei molto magnifique, devo dire. C'est la vie. And when you doubt your way behind, can you see everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end the bottom line is c'est la vie, c'est la vie. Si conclude anche questa serata, un successo devo dire, hanno partecipato tantissimi ragazzi, la competizione sportiva è al massimo della tensione, abbiamo intervistato moltissimi ragazzi che ci hanno detto che il livello è altissimo, molti si sono trovati proprio in difficoltà a competere con campioni di livello nazionale provenienti appunto da tutto il mondo, quindi diciamo che questo è un momento clou di questo 50° anno della Coppa Interamnia. Sì, è veramente stato. Siamo due settimane che stiamo facendo tante cose, il livello è veramente alto dei ragazzi, sono venuti tante squadre veramente forti, e ci sono stati tanti eventi, ci sono tante cose, siamo felici, però siamo tanto stanchi, veramente tanto. Immagino, immagino, devo dire, anche noi che vi stiamo seguendo dalla mattina alla sera, devo dire che iniziamo ad avvertire una lieve stanchezza, però ci stiamo godendo questi momenti, perché non c'è solo lo sport, c'è anche la cultura. E c'è anche l'intrattenimento, questa sera ne è un esempio, sono stati appena eletti Mister e Miss Interamnia e devo dire che i ragazzi sono stati veramente contenti di farsi coinvolgere anche in questo tipo di iniziativa un po' più ludica, più goliardica. Certo, certo, e tieni conto una cosa, siamo partiti un po' in ritardo perché fino alle 10:15 c'erano iscrizioni e alla fine abbiamo fatto iscrivere una ragazza che si è iscritta online, addirittura io non lo sapevo che si potesse iscrivere online, allora abbiamo preso anche hanno scoperto quello. Loro hanno inventato. Sì, hanno scoperto cose che neanche io sapevo, quindi bellissimo, comunque spero che si siano divertiti e avere 125 persone che si iscrivono a un concorso è stato veramente anche questo una piccola soddisfazione. Mi dispiace che dobbiamo chiudere anche questa sera un po' prima perché ci sono ordini dall'alto. Va bene, allora noi rispettiamo gli ordini dall'alto, i ragazzi andranno a riposare anche perché anche domani sarà una giornata impegnativa per loro. Quante competizioni devono affrontare al giorno? Ci hanno detto che sono stanchissimi. Sì, sono tanti perché ci sono anche tanti cambi in giro e quindi loro devono muoversi anche velocemente, poi devono avere il tempo per pranzare e poi ci stiamo avvicinando alle finali, quindi sabato sarà una giornata bellissima dove vedremo veramente il meglio di questi ragazzi, quelli che sono arrivati fino a lì e poi ci saranno le premiazioni. Noi continueremo a seguirvi, continueremo a tifare per tutti questi ragazzi che si mettono in gioco dal punto di vista sportivo, ma non solo, anche dal punto di vista della socialità, si stanno conoscendo il nostro territorio, quindi ricordiamo è anche un volano importante per tutto il territorio, non solo per la città, ma tutto l'Abruzzo e anche perché no per il nostro paese, per l'Italia, molti di loro non erano mai stati in Italia, quindi che non si, è magari stata per loro l'occasione per conoscerci e chissà per magari continuare a tornare nei prossimi anni. Ah, ma certo, certo, anche perché ci sono state delle nazioni che erano la prima volta che venivano, quindi è stato bello anche averli e chiaramente speriamo che sia stato anche bello anche per i comuni che ci hanno ospitato nella nostra provincia, quindi anche per loro è stato un momento di scambio dove spero che approfitteranno di questa occasione per andare anche loro nei paesi che hanno ospitato, quindi speriamo che vada ancora tutto bene, fino adesso ci siamo e resisteremo. Guys, what's your name? Gaspar. Julie. Guys, congrats on the win. You're the most beautiful of this cup and you all come from France, so the same ville. So are you happy? Did you expect this win? Yes, yes, very happy. Thank you guys. Thank you. You're welcome. I'm
Amici di Rete 8, si conclude anche questa undicesima giornata dell'Interamnia World Cup. Siamo qui in Piazza Martiri della Libertà, come vedete alle mie spalle un gruppo nutritissimo, sono i concorrenti del contest che si tiene ormai tutti gli anni e che è diventato veramente un must per i nostri ospiti internazionali, che è l'elezione di Mister e Miss Interamnia World Cup. Quest'anno colpo di scena hanno vinto due ragazzi francesi, sia per la versione femminile che per quella maschile di questo torneo, che vuole essere l'occasione per mettersi in gioco non solo sportivamente ma anche per godersi l'evento dal punto di vista un po' più ludico e conoscersi. Quindi abbiamo visto tantissime bandiere, abbiamo visto i ragazzi divertirsi, abbracciarsi, cantare al di là dei confini delle differenze culturali e linguistiche e al di là anche della competizione sportiva vera e propria. Quindi anche questa, nonostante ci sia stato un piccolo cambiamento nel finale, perché che ascoltate è l'entusiasmo di questi ragazzi e l'entusiasmo dei cori che continuiamo ad ascoltare durante questi giorni meravigliosi e di cui la città è invasa dalla mattina alla sera. Quindi è un piccolo assaggio dell'entusiasmo che noi teramani siamo abituati a vivere tutte le estati da quando c'è la Coppa Interamnia qui a Teramo e che accogliamo con grande entusiasmo anche noi. Come dicevo, questa serata volge al termine, sono stati cancellati dal calendario all'ultimo momento i concerti di questa sera a Piazza Sant'Anna e quelli di domani. Il comitato spiegherà sicuramente a termine della Coppa quali sono state le motivazioni, quindi i ragazzi si sono riversati tutti quanti qui a Piazza Martiri, si sono divertiti, hanno avuto un momento di aggregazione, un momento di gioia e noi ce lo siamo goduto, ci siamo divertiti anche noi. Vi salutiamo, continuate a seguirci per questi ultimi giorni di competizione e mi raccomando, seguiteci anche il giorno finale, quello di sabato, perché in diretta streaming assisteremo alle premiazioni e a questa alla conclusione di questi giorni meravigliosi e impegnativi che sono quelli della Coppa Interamnia nella sua edizione 2023.